time to play the game. Time to play the game. Bella a tutti ragazzi, sono Giambo e sono qui col decimo episodio del Road to Appro inculato. Come avete capito dal titolo e come avevo detto la volta scorsa, io ho un asso della manica in questo video, ma adesso non parliamo dell'asso della manica che arriverà fra poco, ma parliamo un po' di questa partita. Questa partita qua l'ho realizzata alcune settimane fa, quindi ce l'ho pronta da un po', e come avete capito non è un live per in quanto appunto è un commentary, in quanto vi ho detto appunto che l'ho giocata alcuni giorni fa. L'ho tenuta buona fino adesso, l'ho tenuta lì da parte perché mi sembrava giusto che nel decimo episodio, proprio il 10 al numero tondo, diciamo, io tirassi fuori questo asso nella manica. Quindi Giambo per la prima volta sta giocando in normale, non in veterano, una partita su postazione sulla mappa Slums o Slumps con un MP7 silenziato e un mirino laser. Allora ragazzi, cosa dire? Perché? Cosa sarà mai questo asso della manica di cui vi ho parlato? Ebbene sì, succede proprio adesso, in questo momento qui. Guardate un po' cosa succede. Io vengo qui, entro qui, si fa con quella deficiente lì, prendo l'appro, trovo il drone e prendo l'appro. Scusate, prendo l'UAV, tiro il drone e mi compare l'approvvigionamento da tirare. E mi metto qui a camperare dietro al fondo della mappa e aspetto che scendi l'approvvigionamento contenente inizialmente un Guardian che io con Geniere trasformo in un mezzo Beetle. Ebbene sì ragazzi, io finalmente riesco a concludere il Road to Appro inculato. La ricerca è finita qui. Allora ragazzi, innanzitutto vabbè, sono stato anche sfortunato perché questa mappa qui, come vedete, non mi ha permesso molto di sfruttare il mezzo vito, in quanto è veramente piccola e tutti avevano invisibile, ce ne vedevano veramente pochi i triangolini rossi, quindi farò solamente 3-4 kill forse con il mezzo vito. Quindi comunque una partita normalissima, nulla di che, un punteggio normalissimo. Però insomma ragazzi, per me è una soddisfazione, a parte che qui poi mi butto giù con un solo colpo, vabbè, dettagli, per me è una grande soddisfazione aver concluso così, qui anche Sclero, guardate qui, la felicità di Giambo che trova il mezzo Vito. Sono molto contento di aver finito questa serie, non perché mi ero stufato di questa serie, ma perché è veramente frustrante non trovare questo approvvigionamento che, come vi ho detto, giuro, io avevo trovato sempre al secondo episodio il mezzo Beetle. Io ho deciso di non caricarlo perché due episodi mi sembravano veramente pochi. E allora questa serie qui che mi ha accompagnato da a distanza di mesi ormai, 10 episodi li abbiamo fatti tutti, insomma, era diventato frustrante. Dicevo, ma cazzo, allora facevo prima a tenermi quel secondo episodio lì, non dovevo eliminarlo. E invece no, finalmente dopo alcuni mesi sono riuscito finalmente a trovare questo approvvigionamento. E ragazzi, io come adesso non so bene cosa dire, sono veramente veramente contento, perché comunque è stata una delle mie prime serie che è stata molto molto apprezzata. Io sinceramente mi sono inventato questa cosa qui, questa serie qui, questo Road to Appro inculato. Non so se altre persone, altri youtubers hanno mai fatto questa mia sfida, diciamo. Sinceramente se l'hanno fatto non volevo copiare nessuno, non ne so nulla, ma chi se ne fotte se l'ho copiato, al massimo mi baciano il culo. E nulla, quindi mi ha portato molti iscritti, diciamo. Mi hanno fatto molto piacere ricevere i commenti quando mi avete detto: Giambo continua in solitaria. Io ho continuato in solitaria e proprio quel giorno lì, forse mi avete di continuare, sono andato online a giocare su normale impostazione, giusto per cambiare, ed è uscito fuori questa partita qui. Poi parliamo sempre di Black Ops 2, intanto vi lascio le immagini di questa partita un po' schifosa, che non è che è stata esaltante. Dicendo cosa? Che aspettando Ghost, visto che manca un mese, si può fare una mini serie che magari, se
vorrete suggerirmi voi, io sono ben felice, come sapete leggo tutti i commenti, di prenderla in considerazione. Quindi fino a Ghost, se volete suggerirmi qualche cosa da fare su Black Ops 2, siete liberi di farlo, perché veramente io il multiplayer di questo gioco qua non lo sopporto sinceramente quasi più, non lo mi sta sulle palle veramente, è diventato monotono, le armi a mio avviso non sono questo granché, fanno un po' schifo, a parte quelle del DLC che sono alcune sono carine. Poi boh, ormai si è giocato più di un anno, più di 1000 ore a questo gioco qui, e la monotonia adesso è subentrata, quindi sto aspettando Ghost. Vedete, intanto corro come un deficiente inseguendo i cani, sperando che mi portano da loro. E nulla, quindi ragazzi, Svolta per un curato è finito qui con... Per la seconda volta io ho trovato un Beetle. Mi aspettavo di finirla più velocemente, con meno fatica, in quanto... boh, vi giuro che avevo trovato precedentemente molti più cani e molti più sciami, invece nulla, è andata un po' così. Però insomma, 10 puntate, spero che vi hanno tenuto compagnia in questi mesi. Niente ragazzi, la partita finisce qui, 250-93, vittoria per noi, 11-3. E niente ragazzi, io vi saluto e vi aspetto magari a una futura serie, sempre su Black Ops 2. Suggeritemi nei commenti, ciao a tutti ragazzi, continuate a nerdare.